Buongiorno a tutti, dall'Urgenza, sono Matteo Bortolon della Fionda. Oggi siamo con Gabriele Guzzi, attivista, militante, riguardo alla realtà dell'indispensabile e un po' al progetto che esso ha espresso proprio nel tema di la necessità di costruire un nuovo soggetto, costruire una qualche forma di soggettività politica che difende i lavoratori, difende le classi subordinate, e quei mondi lì che sono un po' oppressi dai mainstream. Ciao Gabriele, buongiorno, Ciao, ciao, ciao a tutti. grazie per averci raggiunti. Comincerei a domandarti, così per scaldare i motori, un po' un piccolo cenno autobiografico. Tu sei di formazione economista, ma negli incontri che avete fatto con l'Indispensabile insisti molto su questo tema della liberazione come spessore spirituale, umano. Quindi come ti sei mosso da quel mondo un po' di numeri, di grandezze, cioè, e che cos'è l'indispensabile? Cominciamo a dire questo, per chi non lo sapesse. Direi che in realtà ogni economia ha dietro una visione delle cose, una visione dell'uomo, una visione del mondo. Noi oggi siamo nel neoliberismo, che è l'economia della globale e universale mercificazione dell'uomo. Quella è l'antropologia dietro, quella è la filosofia che non viene mai esplicitata, non viene mai discussa, ma è quella è la visione del mondo che c'è dietro. Ecco, io credo che quindi per pensare un'economia veramente diversa, se vogliamo veramente proporre un modello diverso da questo capitalismo becero e violento a cui assistiamo da decenni e che rischia di intensificarsi molto a seguito della pandemia, bisogna lavorare molto sulle profondità, direi sugli abissi linguistici della nostra cultura, che sono permeati da questa visione antropologica. Quindi noi come indispensabile rispondiamo a questa urgenza, no? È un termine simile a questa iniziativa. Ecco, l'indispensabile è ciò che questo mondo non ti dà. Che cos'è l'indispensabile? È quello che il mondo non ti dà. Questo mondo ti dà il superfluo, ti dà discorsi superflui, ti dà analisi false, ipocrite, ti dà volti falsi, volti dico di politici, di uomini della cultura. Ecco, noi cerchiamo invece l'indispensabile, il cuore della contemporaneità. Io credo che questo cuore oggi abbia molto a che fare con la trasformazione della città, la trasformazione della politica, ma allo stesso tempo, e direi in una maniera inedita rispetto a come è stato pensato nel corso degli ultimi secoli, anche un rapporto con la trasformazione della soggettività. Quindi parliamo di soggettività politiche, credo che dobbiamo interrogarci nuovamente sulla soggettività umana, su che cosa sia la soggettività umana. Perché per rispondere a questa domanda, anzi rispondendo a questa domanda, poi si genera automaticamente un pensiero politico, un pensiero economico, un pensiero eccetera, eccetera, eccetera. Quindi noi cerchiamo di rispondere nuovamente a queste due urgenze, la trasformazione della politica, del mondo e la trasformazione dell'io, del soggetto. Ecco, quindi cercando di unificare un po' una trasformazione macrostrutturale della società, eccetera, eccetera, voi affrontate anche il tema dell'interiorità, di questo spessore spirituale, personale. Comincerei a domandarti, per entrare un po' nel tema del ciclo, perché il tema dovrebbe essere abbracciato da un eventuale nuovo soggetto politico e semmai se possiamo anche prefigurare una modalità di qualche genere, in che modo, secondo te, concretamente questo si potrebbe fare? Io credo che per rispondere a questa domanda, che è molto pertinente, dobbiamo capire che cos'è la politica, che cos'è stata la politica, almeno negli ultimi 300 anni. Io penso che ogni grande politica, moderna, sia un progetto di liberazione. È stata sempre pensata come un progetto di liberazione. Questo ovviamente cosa presuppone? Presuppone che si parta da uno stato di prigionia o di alienazione. Quindi ogni pensiero politico ha pensato appunto la condizione umana in un determinato contesto storico come alienata, come imprigionata, come spaesata, direbbe appunto Heidegger, cioè straniera. Quindi ogni grande progetto politico nasce con questa analisi.
Ma non si ferma qui, perché poi il progetto politico si propone appunto di liberare questa soggettività imprigionata ed è questo il nucleo, il fulcro di ogni grande proposta politica. Ecco, se noi vediamo cosa è accaduto negli ultimi 3-4 secoli, vediamo che questa è proprio la verità. Cioè, dal progetto delle rivoluzioni borghesi fino al progetto socialista, sono sempre state concepite come a partire da un soggetto che doveva appunto liberarsi. Quindi ogni grande progetto politico parte dall'idea di un soggetto che si deve liberare, possa essere il cittadino borghese dai vincoli delle società feudali o dalle società assolutistiche, o l'operaio che si deve liberare dalla separazione rispetto alle condizioni oggettive del proprio lavoro, e qui vediamo Marx. Fino appunto a tutto il pensiero del Novecento che ha elaborato in un modo o nell'altro questo stesso paradigma. Cioè, pensiamo un soggetto, Marcuse chiamava un residuo della società del dominio, a cui affidare un onere di re storico, perché poi questo soggetto deve liberare l'intera socialità, in un certo senso, no? Il proletariato è il soggetto universale, che poi libera anche il capitalista dalle condizioni alienanti di questa società. Quindi è un progetto e un compito, direi, destinale rispetto alla storia. Ecco, noi ci chiediamo chi è oggi il soggetto della liberazione, chi è oggi il soggetto della rivoluzione. Io credo che a seguito della crisi del progetto rivoluzionario moderno col 1989, questa domanda sia rimasta inevasa, sia rimasta non affrontata, ed è questo per me uno dei problemi dell'attuale neutralizzazione di ogni vitalità culturale, politica e umana delle società occidentali. Ecco, noi partiamo da questo aspetto qui, cioè oggi crediamo che il soggetto della liberazione sia il residuo, appunto, ma un residuo che è innanzitutto interno ad ognuno di noi, cioè all'interno di ognuno di noi, delle nostre interiorità, delle nostre anime sofferenti, c'è un residuo che non si può, non solo non si vuole, ma non si può sottomettere al sistema del dominio e della distrazione. Perché in realtà la soggettività umana non è mai riducibile al dominio. Questo è il grande, diciamo, ostacolo contro cui si scontra, ma non solo il capitalismo, direi il male, ora se vogliamo usare un termine più generale, perché la soggettività non è riducibile alle sue logiche, alle logiche del dominio. Quindi ecco, noi crediamo che il soggetto della liberazione sia questa parte di noi che non si può sottomettere, ma che è totalmente inascoltata e non ha luogo nella cultura di oggi. Ecco, noi vogliamo invece dare parola a questa voce, a questo impulso di reazione e di rivoluzione, e per fare questo però dobbiamo pensare a lungo come questa rivoluzione nuova deve e può avvenire, perché capisci bene che questo scardina molto del pensiero politico tradizionale, cioè che si basa fondamentalmente su una divisione tra ciò che è pubblico e ciò che è privato, no? Nel pubblico tu ti occupi di economia, di Draghi, del PNRR, e poi se hai problemi psichici te ne vai dallo psicologo oppure ti fai yoga a casa tua, che non è che è sbagliato. Però noi crediamo che se tu fai yoga veramente fino in fondo o se lavori veramente su te stesso, poi alla fine diventi un soggetto che scardina anche gli assetti economici e politici di questo mondo. Oggi se tu non lavori su te stesso, direi che non hai né le energie né le idee. Perché in nome di che tu ti opponi al dominio del capitalismo? In nome del socialismo? E beh, bisogna intenderci, ma il socialismo, quando veniva vissuto come una fede, beh, aveva delle fondamenta religiose, non è che era solo un progetto economico. Quindi purtroppo questi sogni e questi progetti si devono ancorare ad una nuova visione spirituale, diversa da quella che aveva il marxismo, che aveva la sua, che però abbiamo visto che aveva i suoi problemi, che ora non possiamo indagare. Però ecco, questo bisogno, questa urgenza di una nuova visione spirituale, di un nuovo orizzonte spirituale, penso che sia oggi, direi, semplicemente indispensabile per fare politica con la P maiuscola. Se tu non hai questo tipo di esperienza spirituale, sei molto debole e alla fine vieni gestito e vieni oppure Manipolato. manipolato, viene alla fine ridotto a una parte di questo sistema. Ecco, l'abbiamo visto anche con le esperienze purtroppo del populismo recente, no? Cioè persone che non avevano una spina dorsale umana, direi, cioè non avevano una tempra umana,
più che una visione politica. Erano persone moralmente, eticamente, spiritualmente deboli, e quindi appena gli hanno fatto vedere due spiccioli e un po' di potere sono caduti come dei broccoli. Purtroppo è così, l'uomo è debole. Se uno si legge qualunque testo di tutte le sapienze occidentali, orientali, di tutto il mondo, ti dicono che l'uomo è debole, quindi se gli fai vedere un po' di potere crolla. E che abbiamo visto? Abbiamo visto dei soggetti, dei personaggetti. Purtroppo dobbiamo dare ragione a De Luca, personaggetti. Ecco, invece serve questo radicamento nel lavoro interiore. Ecco, tu fra l'altro usi una parola abbastanza pesante, hai parlato di rivoluzione, anche nell'articolo che c'è scritto per la Fionda dell'ultimo numero parla di rivoluzione, e oggi invece, come dire, per non spaventare si usano espressioni più prudenti, un po' più fumistiche, trasformazione sociale radicale, invece tu usi proprio questa parola rivoluzione, che se ben intendo dovrebbe in qualche maniera ripartire da una liberazione soggettiva dei soggetti per arrivare un po'. Ma che tipo di rivoluzione serve secondo te? Questo non è facile rispondere a questa domanda, e non pretendiamo di avere una risposta definitiva né come gruppo e come movimento. Io credo che, ecco, si debbano tenere insieme questi due aspetti. Non bisogna mai assolutizzare uno e lasciare l'altro in un secondo piano. C'è un grande rischio in quello che io dico, l'ho detto prima, io lo riconosco e bisogna riconoscerlo, che è il rischio dello spiritualismo, che è stato, direi, una certa tendenza che in Occidente c'è stata, ad esempio, negli anni Ottanta, in cui dopo il fallimento che stava già, insomma, appalesandosi del progetto marxista, molti marxisti soprattutto hanno detto: beh, ma insomma, no, è impossibile, tutto è dominio, tutto è potere, non si può fare niente, quindi alla fine è un modo per legittimare il potere in senso dispotico, neoliberale. Allo stesso tempo io credo che sia un rischio che vada affrontato, cioè bisogna tenersi molto su un crinale decisivo tra l'interiorità e l'esteriorità, e su questo bisogna fare un discorso che forse può risultare divisivo, ma va fatto su un piano, direi, culturale. Cioè non tutte le esperienze spirituali sono uguali o rapportabili o identiche. Questa è un'altra idea del neoliberismo, cioè direi dell'ignoranza, cioè pensare che tutte le religioni e tutte le esperienze spirituali siano uguali. Non è così. Tutte sono legittime, attenzione, tutte ti sanno dare molto, ma non sono uguali, questa è la bellezza e la diversità. Ecco, noi veniamo da una tradizione che è quella giudaico-cristiana, che ha una determinata visione dell'esperienza religiosa. Ecco, noi pensiamo che, ad esempio, che il divino si incarni nella storia, cioè noi non pensiamo che l'esperienza spirituale fondamentale sia al di fuori della carnalità storica dell'uomo. Noi pensiamo che, appunto, il Cristo si sia incarnato nella storia, in un corpo umano. Questa cosa non è una cosa secondaria o relativa, cioè vuol dire che chi fa un'esperienza, anche senza saperlo, cioè noi siamo tutti, cioè anche l'ateo o il laico, siamo tutti cristiani, laici, atei, siamo tutti, pure i credenti. Anche i credenti sono laici, perché la cultura è così, è diventata così. Però anche se noi non lo ammettiamo, siamo tutti dentro questo orizzonte spirituale, che presuppone la storia come il luogo fondamentale dell'avvenimento del divino. Quindi per noi questo rischio, cioè quello dello spiritualismo, è un rischio ma controllabile, cioè richiede alla fine una certa disciplina spirituale, cioè diciamo non solo morale, no? Questo io credo che eviti molti dei fraintendimenti e molti dei rischi, perché con questo radicamento e con questa saldatura a questa determinata esperienza spirituale si può arrivare a parlare anche della legge di bilancio del prossimo anno. Cioè anche la legge di bilancio del prossimo anno ha in sé un nucleo fondamentale che merita di essere salvato, mettiamola così. Cioè che merita un'attenzione totale e una dedizione salvifica, parziale, ma c'è.
Quindi questa è la grande differenza rispetto ad altre esperienze anche religiose e spirituali che esistono, cioè credere che in ogni cosa ci sia appunto un elemento che ha a che fare fondamentalmente con la liberazione personale e direi dell'intero corso storico. Quindi queste sono le due polarità che vanno giocate e gestite, ma vanno pensate, non c'è una risposta. Cioè, non c'è una risposta perché non abbiamo mai pensato la politica a tali livelli di profondità. Noi ne parliamo anche nel libro con Nello, con Prete Rossi, cioè, se è possibile costruire proprio una prassi politica su queste cose. Non è facile. Non è facile costruire una prassi politica, però credo che bisogna pensarci. Bisogna pensarci. Noi, come indispensabile, nel nostro piccolo ci proviamo. Cioè, noi siamo tutti membri dell'associazione Darsi Pace che fa dell'esperienza spirituale il core business, diciamo. Quindi noi siamo tutti attivisti politici che praticano esercizi spirituali di autoconoscimento. Quindi cerchiamo di condurre insieme queste due cose e insieme facciamo video, facciamo interviste, facciamo eventi. Però ecco, direi che è una grande occasione di elaborazione, di creatività culturale che forse non abbiamo mai avuto nel corso della modernità. Quindi questo è anche entusiasmante. Ecco, sì, se posso un po' interpretare quello che hai detto con le parole di uno dei miei maestri ideali, perché non ci siamo mai conosciuti, Johan Galtung, uno dei maestri della non violenza, diceva che c'è il dilemma dello yogi e del commissario politico, no? Lui diceva, lo yogi dice cambiamo l'interiorità e poi tutto verrà da sé, invece non succede. Il commissario politico dice facciamo le strutture e poi cambia anche l'interiorità. Invece non succede, quindi anche lui dice che bisogna lavorare su entrambi i piani contemporaneamente, se ho interpretato bene la tua. E mi Certo. sembra in tal modo tu del fallimento, se vogliamo approfondire un attimo questo discorso del fallimento del populismo, perché da molti anche di area più o meno neosocialista, persone che condividono un po' le nostre battaglie, viene visto come una insufficienza meramente ideologica, programmatica, non avevano per bene un'ideologia che definisse questo e quello, eccetera, eccetera. Mentre secondo te mi pare di capire c'è qualcos'altro che è andato male nel populismo, cioè sostanzialmente del Movimento 5 Stelle, credo che tu alluda. Secondo te come si può definire questo e che insegnamento ci può dare eventualmente per un'altra esperienza politica che possa essere un po' meno sprovvista di questo spessore umano, spirituale e politico, alla fine, cosa ne pensi di questo? Io penso che siano cose molto collegate, cioè quelli che dicono sì, ah, mancavano di idee, ma io gli risponderei quali idee? Cioè, quali idee potevano avere? Il socialismo degli anni 70? Io ho molti dubbi che quella sia un'ideologia che sia ancora produttiva da un punto di vista politico. Cioè il problema è tutto lì, quale ideologia, quale idee? Cioè perché il Movimento 5 Stelle ha preso il 35% e il Partito Comunista di Rizzo o altre realtà che anche dicono cose giuste, stanno allo 001, forse perché quel corso storico, cioè chiamiamolo, insomma, oggi i termini, usare termini, si litiga usando termini, perché ognuno intende una cosa diversa. Mario Luzi dice che le cose hanno superato i nomi, sono molto d'accordo, cioè oramai i nomi sono inadatti a descrivere lo stato delle cose, quindi ci dobbiamo intendere. Se per socialismo intendiamo quella cosa lì, che a mio avviso si è conclusa un'esperienza storica dell'89, non si può ripresentare dal mio punto di vista in quei dettagli. Altra cosa è prendere dal socialismo, ma direi anche dal liberalismo, cioè dall'intera eredità moderna, un resto che è ancora attuale, che è ancora contemporaneo. Questo sì, questo è stato l'errore ed è l'errore di tutti i postmodernisti e tutti quelli che liquidano le ideologie dicendo no, siamo post-ideologici, un cacchio, tu sei talmente dentro l'ideologia che sei pre-ideologico, cioè neanche la riconosci. No, non è quello. Però allo stesso tempo per me non si può ripresentare o pensare di ripresentare quello stesso pacchetto lì. Si potrebbe parlare del perché in altra occasione forse, ma io credo che va estrapolato il meglio della cultura moderna e quindi alla fine la socialdemocrazia credo che sia l'apice del corso moderno, cioè la Costituzione italiana, per intenderci.
Però va preso e va riattualizzato, va reso contemporaneo, va reso molto più potente, forte, più radicale di quello che anche i nostri padri costituenti potevano pensare, no? Cioè, la nostra Costituzione è piena di frasi straordinarie, no? Cioè, cosa intende appunto la Costituzione quando dice spirituale o quando nelle discussioni si parla della piena realizzazione della persona umana che poi confluisce nell'articolo 3. E beh, io credo che intende cose molto diverse anche da come le potremmo interpretare noi oggi, no? Cioè, per attuare la piena realizzazione della persona umana, oggi è richiesto un lavoro molto più intenso e coraggioso di quello che poteva pensare un uomo nel 1946-47, no? Quindi va preso, ma va continuata quell'eredità. Questo è il punto, no? Il Movimento 5 Stelle per me questa intuizione ce l'aveva. Il Movimento 5 Stelle è l'unico partito populista, mettiamolo così, in Europa che non si rifaceva a nessuno delle due, a nessuna delle due tradizioni, cioè né di destra né di sinistra. Perché se guardiamo gli altri movimenti populisti o antisistema, erano anche minimamente legati ad una certa estetica, perlomeno. Pensiamo a Podemos, in cui comunque c'era un'estetica e un riferimento chiaro alla tradizione postcomunista. E quello per me era un ostacolo, non solo estetico, ma profondo, della sua capacità di cogliere l'urgenza dei tempi presenti, cioè di proporre pensieri nuovi. Il Movimento 5 Stelle l'ha preso, per esempio coniugando una certa tematica ecologica, le questioni dell'alimentazione alternativa, della critica alla medicina dominante, della critica al linguaggio, dell'informazione, alla cultura. La cultura in Italia oggi è ancora monopolio della sinistra, della post-sinistra, chiamiamola come ci pare. Il Movimento 5 Stelle era libero di poterla criticare. Vediamo Grillo con che sfacciataggine, con che genialità criticava i talk show, con una comicità straordinaria, cioè era un artista, quindi era contemporaneo. Purtroppo questi invece non erano artisti, erano semplicemente ripetevano, ecco, si ha a volte l'impressione di ripetere schemi. E invece no, il Movimento 5 Stelle questo l'ha colto e per me è la chiave del suo successo. L'errore del Movimento 5 Stelle è che non ha proseguito questa elaborazione culturale, cioè si è mantenuto spesso in quella ingenuità post-ideologica, per cui si pensava di poter dire noi non siamo né di destra né di sinistra, valutiamo le idee buone. Sì, col cacchio mi verrebbe da dire, no? Perché la bontà è chiaramente un criterio emergente, oggettivo, per cui se una legge è buona o meno è un criterio naturale, no? Non c'è un criterio con cui valutare la bontà. E come lo decidiamo il criterio? In base a dei valori. E come li decidiamo i valori? Serve un'ideologia, una rivelazione, chiamatela come vi pare, ma serve un orizzonte a cui ancorare questi criteri. E il Movimento 5 Stelle non li ha mai elaborati. E abbiamo visto purtroppo un crollo. Direi in pochissimi mesi, anni, io diciamo ho anche avuto l'occasione di osservare da vicino alcune cose. E lì la questione umana, come dicevi tu, emerge. Perché dinanzi a questo sbriciolamento, proprio sbriciolamento è la parola giusta, è lì se sei un uomo o se sei una pappamolla, mi verrebbe da dire, si vede. Purtroppo qui mancano anche degli spessori umani, che forse qualche anno fa c'erano. Spessori umani. Qua oggi dici una cosa, dopo 2 mesi dici l'esatto opposto e passa, e passa. Cioè, per una poltrona, è brutto usare il termine poltrona, lo sappiamo che è segno dell'antipolitica, ma è così. Cioè, per una poltrona di qualche mese in più, per una logica di potere. Ecco, cioè, sono diventati l'esatto opposto di quello che dovevano essere e peggio di quello che avevano denunciato. Sono diventato molto peggiori di quelli che hanno criticato. Assolutamente. Cioè, Rosy Bindi, Massimo D'Alema, almeno erano uomini e donne con un'ideologia, magari tradita, ma erano uomini di cultura. Questi sono diventate delle cose, uomini vuoti, come diceva Eliot, uomini impagliati, cioè uomini vuoti, senza anima, senza anima. Cioè che, vabbè. Si capisce quanto ho sofferto io per questa cosa qui. Certo. Mi sembra tu ci abbia comunicato con molta forza di aver assistito a qualcosa che poteva avere uno sviluppo positivo.
E invece, fra l'altro, segnalo che Dario Fo e altre grandi figure che si erano accostate al movimento poi o sono morti o se ne sono distaccate, quindi è anche questo un sintomo di un inaridimento, no? Di questo. E quindi, beh, mi sembra che si potrebbe sintetizzare un po' la sostanza del tuo intervento dicendo che vi è la necessità di costruire un orizzonte che abbia anche uno spessore culturale e spirituale, oltre che programmatico. Non so se siete d'accordo con questa formulazione o hai qualcosa da aggiungere o da. Sono molto d'accordo e se mi permetti aggiungo solo un'ultima cosa Certo. su questo tema, perché credo che per poi arrivare alla questione programmatica si possa dire un'altra cosa, cioè il Movimento 5 Stelle non ha mai, non si è mai legato ad un gruppo sociale di riferimento. Questo è invece un errore che noi dobbiamo evitare nel futuro. Cioè non bastano solo i movimenti di opinione. Che servono. Servono e quella parte di voto va presa, ma poi si deve esplicitare il proprio riferimento sociale. Questa è una lezione dei grandi partiti di massa del Novecento che va recuperata. Non ci sono ingenuità su questo. Non ci dovrebbero essere, perlomeno. Bisogna strutturarsi attorno ad un gruppo sociale economico, intendo, ed esplicitarlo. Perché se tu vedi anche a oggi i partiti che funzionano meglio sono quelli che lo fanno questo, che lo fanno. Cioè, prendiamo il Partito Democratico. Il Partito Democratico, che ha i suoi difetti, però ha un grande pregio nell'organizzazione, cioè si sa organizzare molto bene, sa mobilitare i residui e i residuali membri che si sono insomma, assottigliati, ma rimane un nocciolo, e lo fa perché ha dei gruppi sociali molto ben precisi a cui si rivolge, che sono una parte dei pensionati, una parte della pubblica amministrazione, sostanzialmente questo, e i ceti culturali dei centri urbani oramai. Quindi si riferisce a loro e li mobilita. Cioè, possono fare qualunque cosa, ma quella percentuale loro ce l'hanno e ce l'avranno sempre. L'abbiamo visto alle amministrative. Gli altri non vanno a votare, ma i loro vanno a votare perché li mobilitano. Noi dobbiamo fare esattamente questo. Il problema è qual è il popolo sociale a cui rivolgersi? Questa è la grande domanda, un'altra grande domanda che probabilmente voi già, anzi noi con questa iniziativa già stiamo affrontando. Ma questo è il punto. Qual è il popolo sociale a cui rifarci? Perché certo la questione del soggetto della liberazione va declinata come l'ho descritta prima. Ma poi questo soggetto si deve anche deve tradursi in soggetti sociali che anche si fanno promotori di questa trasformazione radicale. E questa è la grande questione di creatività politica che va affrontata. Bene, mi sembra abbiamo dato molti spunti e questo è un ultimo pezzo del tuo intervento sussume anche un po' la parte programmatica che potrebbe essere quello che un nuovo soggetto dovrà intraprendere, quindi legarsi anche a dei determinati segmenti del tessuto sociale per avere un core, no? Un suo centro. Assolutamente. Questo va affrontato da un punto di vista proprio di teoria economica, di teoria sociale, di teoria politica, in base al contesto italiano, che è un contesto originale e diverso da altri contesti anche europei. Cioè va affrontato il tipo di borghesia che c'è in Italia, che è una borghesia molto diversa rispetto a quella che c'è in Germania, ad esempio. Insomma, sono questioni molto importanti. Certo. Un'ultima battuta per concludere, dato che hai avuto un posto di osservazione abbastanza privilegiato. Secondo te il movimento ormai è sulla via della dissoluzione definitiva o riuscirà a stabilizzarsi in qualche maniera e a sopravvivere? Oggi è difficile fare previsioni perché insomma l'elettorato è molto mobile. Carte ferme, come si dice. Mi sembra che la tendenza sia molto chiara e segnata, cioè la scelta di legarsi
al Partito Democratico è una scelta perdente. Cioè, vuol dire competere con un partito molto più strutturato e con una classe dirigente molto più preparata della tua, più o meno sulla stessa classe sociale. Cioè, Giuseppe Conte è un uomo del Partito Democratico, è il perfetto leader del Partito Democratico, sarebbe stato. Infatti, per me ha fatto un errore strategico a diventare presidente del Movimento 5 Stelle. Doveva rimanere forse in un ambito terzo, cioè fare quel federatore. Fatto sta che il Movimento 5 Stelle poi sarebbe morto, perché oggi la forza del Movimento 5 Stelle è quel residuo di popolarità che ancora ha Giuseppe Conte nel paese, che però poi non so in quale misura si traduca in voti, cioè un consenso così umano, perché è una persona affidabile, insomma credibile per certi versi, umanamente dico, poi uno lo può criticare, però insomma rispetto a tanti altri soggetti, ispira fiducia, mettiamola così. Non so Certo. quanti voti siano questo. Io penso che se la tendenza sia questa, il Movimento 5 Stelle diventerà una costola del Partito Democratico e quando scenderà sotto il 10% imploderà. Ho capito. E quindi si aprirà una farteria per un eventuale nuovo soggetto? Questa è la speranza, la beata speranza. Diciamo che poi questo nuovo soggetto si deve confrontare con dei nodi strutturali del potere in Italia, che anche qui vanno sciolti e vanno affrontati. Io ne ho parlato in un articolo recente sulla Fronda Online, cioè che in Italia non c'è solo un vuoto di rappresentanza, c'è anche un vuoto di potere. Cioè, poi quando tu conquisti anche il potere, ti scontri con delle strutture che non rispondono al mandato elettorale, che però perseguono una propria agenda politica indipendentemente dalle elezioni. Quindi quella sarà una battaglia molto forte che chi si propone di cambiare le cose radicalmente in profondità, come oggi è necessario, deve mettere molto bene in conto. È una cosa che dobbiamo mettere in conto, è una cosa anche tragica, eroica, mettiamola così, ma va messa in conto. Cioè, gli ultimi 3-4 anni questo ce l'hanno rivelato. Ce l'hanno rivelato, no? Cioè, come si è passati da un governo 5 Stelle Lega di quel tipo lì a un governo 5 Stelle Lega PD Forza Italia Renzi Leu con Draghi Presidente del Consiglio. Se non si assume questa prospettiva un po' più ampia, questa cosa è inspiegabile. Purtroppo è molto spiegabile se introduci degli elementi, più oscuri del potere d'Italia. Bene, bene. E allora via, con questa speranza di una elaborazione di questo di cui hai appena parlato e accennato, possiamo chiudere sperando che questa speranza si inveri, perché l'inveramento della speranza, insomma, è anche una connotazione di carattere storico del percorso che tu hai evocato. Con questa nostra piccola iniziativa all'urgenza, vediamo se riusciamo a dare una spintina a suscitarla ulteriormente. Grazie Gabriele, grazie a tutti coloro Grazie che ci siamo a voi. seguiti e continuate a seguire il ciclo. Grazie a tutti, ciao.